riprendiamo come ICAF e IGM Bergamo, riprendiamo l'attività dei seminari di formazione. Speriamo che questo sia un vero seminario di formazione. Abbiamo d'altra parte un titolo e degli argomenti che pensiamo veramente interessanti e nuovi, anzi nuovi nel senso che saranno la novità probabilmente di molta della vostra attività fra i prossimi, nei prossimi mesi, presumiamo. Innanzitutto quindi abbiamo i relatori, il dottor Riva Giordano che ha l'incarico diciamo di reggere la relazione più importante, abbiamo la dottoressa Mainini che seguirà per il terzo focus, il secondo focus l'avvocato Ghiringhelli che è neomamma e quindi ha alcuni problemi di gestione della propria tempistica, la troveremo invece via Zoom e quindi si collegherà più avanti e farà la sua, il suo intervento, la sua relazione via Zoom, ma è veramente neomamma per cui è comprensibile che ci sia stato un po' di difficoltà nella gestione e nell'organizzazione dei suoi tempi. E qui abbiamo la dottoressa Gabriella Fraschini che è la corresponsabile dell'ufficio della sede di IGM e di ICAF Bergamo. Allora, nella cartelletta trovate alcune cose che pensiamo, spero vi possano essere utili, e quindi trovate trovate innanzitutto un foglio insomma riassuntivo su che cosa è una revisione contabile condominiale, revisione condominiale secondo la normativa UNI 10.801. Ovviamente è una normativa tecnica che però serve nei contenziosi, perché poi quando si deve fare riferimento a un qualche disciplinare è la normativa tecnica a cui si fa riferimento. Avete un elenco dei prossimi corsi ICAF che vengono organizzati sia in presenza che online a Milano, e avete anche una scheda per la valutazione del seminario di oggi che cortesemente prima di uscire, se riuscite a compilare anche rapidamente, ci permetterà di avere poi delle indicazioni sul miglioramento dei prossimi seminari formativi. Allora, innanzitutto i ringraziamenti per questo seminario vanno ovviamente alla sala che ci ospita, quindi alla associazione Mutuo Soccorso, e a un paio di professionisti sponsor che ci hanno aiutato nella copertura delle spese di carattere organizzativo, che sono la Cronap e Condominio 360. Allora, quindi questo qui è una brevissima pre-introduzione. L'introduzione che volevo fare io è anche questa rapidissima e mi serviva solamente per definire il perimetro dentro il quale si svilupperanno le riflessioni e la relazione del dottor Giordano. Perimetro importante perché è da qui che scaturiscono e nascono una serie di problematiche. Voi sapete che i bonus fiscali sono stati introdotti nel 1994, inizialmente, se vi ricordate, era il 36%, poi è diventato il 41%, poi è ritornato al 36%, poi è andato al 50%, adesso è stabilmente il 50% il bonus base, quello delle ristrutturazioni edilizie, però è stato introdotto nel 1998, quindi un mucchio di tempo fa, è ormai un dato acquisito e direi strutturale l'esistenza di questo bonus 50%. Quattro anni dopo, il decreto legislativo 301 del 2022 ha definito che cosa si intende per stato legittimo di un fabbricato, e nel decreto legislativo 301 lo stato legittimo, dice la norma, l'assenza dello stato legittimo e quindi delle conformità di carattere urbanistico ed edilizio inibisce l'accesso ai bonus fiscali. Questo è stato deciso nel 2002, quindi 4 anni dopo l'entrata in vigore delle normative sulle fiscali. Direi che fino all'entrata in vigore del super bonus non se n'è accorto nessuno, cioè nessuno, neanche l'Agenzia delle Entrate, francamente, si è accorta di accertare l'esistenza di uno stato legittimo per la verifica della legittimità ad accedere alla detrazione fiscale di tutti i bonus precedenti. Con il super bonus ci si è accorti che lo stato legittimo era un problema che andava superato. Da qui la corsa
a verificare presso i comuni, attraverso le carte, la documentazione, gli atti di fabbrica, le planimetrie, i progetti, le autorizzazioni, le concessioni edilizie, andare a verificare se l'edificio su cui era ipotizzato un intervento di efficientamento energetico, per cui l'edificio su cui si andava con questo bonus importante 110, era oppure no un condominio legittimo sotto il profilo della conformità edilizia ed urbanistica. Nel profondo nord vi posso assicurare che i condomini che sono correttamente certificati sono una esigua minoranza, veramente una esigua minoranza. Non parliamo del sud, parliamo proprio del profondo nord. E quindi lo stato legittimo è un obiettivo che molti condomini hanno scoperto di dover raggiungere e che ha inclinato molte delibere, molte decisioni di carattere assembleare, la sua assenza naturalmente. E quindi questo è un aspetto importante. Altro aspetto interessante, perché da qui nasce tutto un mondo di conflittualità e di contenziosi di cui poi sarà poi contenuto nella relazione del dottor Rive Giordano, citiamo ancora due cose interessanti, cioè il fatto che l'articolo 16 bis del TUIR, il testo unico delle imposte, prevede che i condomini morosi non possono accedere a bonus fiscali, lo dice da parecchio tempo la norma fiscale, e possiamo aggiungere da ultimissimo un paio di risposte date dall'Agenzia delle Entrate a interpelli che sono stati effettuati da contribuenti su due questioni importanti. Una questione riguarda l'attualizzazione del credito, sostanzialmente un meccanismo attraverso il quale il credito che viene ceduto non ha lo stesso valore per il solo fatto che viene ceduto a scaglioni nei 4 anni successivi, e quindi c'è un costo di attualizzazione del credito. L'Agenzia delle Entrate ha detto che questo costo non può essere ceduto. Altro aspetto interessante riguarda la marginalità del general contractor. È una cosa, diciamo, che è contenuta sia nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate, sia in una circolare dell'Agenzia delle Entrate del giugno, la circolare numero 23, e la quale al punto 6.1 dice esplicitamente che l'attività di mero coordinamento dell'attività, quindi di edilizie edificatorie finalizzate naturalmente all'efficientamento energetico, questa mera attività di coordinamento non genera credito di imposta cedibile. Questa attività di coordinamento vale sia quando il condominio ha come interlocutore e quindi individua tra i propri interlocutori un unico soggetto che è il general contractor, ma lo ha anche quando questa funzione di coordinamento l'assume direttamente l'impresa o anche un professionista. E quindi quando l'unico interlocutore del condominio è o un general contratto, o una sola impresa, o un professionista, la marginalità, l'attività, diciamo che le competenze dovute alla mera attività di coordinamento non possono essere cedibili. Questo genera, e ha generato, e sta generando dentro nei condomini, nelle attività quindi finalizzate all'attivazione, all'accesso a questi bonus importanti, bonus facciate, bonus 110, dei contenziosi notevolissimi. Contenziosi che in questa fase, diciamo che inizialmente hanno visto come terreno di scontro principale la legittimità della delibera e quindi si è andati a contestare la legittimità della delibera, ma che in prospettiva, ed è il seminario di oggi è quello su cui vorremmo catturare la vostra attenzione, in prospettiva andranno a generare dei contenziosi di carattere fiscale, tributario, ma anche penale. Direi che questo è lo scenario che non è tutto di estremissima attualità, perché non ci sono ancora sentenze ovviamente della Cassazione, neanche sentenze significative da parte della giurisprudenza di merito, ma abbiamo già dei segnali che vanno verso la individuazione di un ampliamento del contenzioso, perché poi penso, quando l'Agenzia delle Entrate dovesse fra poco o non molto poco sostanzialmente andare a disconoscere alcuni crediti di imposta e quindi generando un'azione di rivalsa economica nei confronti dei condomini, presumo che qualcuno comincerà a porsi la domanda
di chi è la colpa e chi è responsabile. E voi potreste, visto che mi sembra che la maggior parte di voi sia legale, avvocato, quindi sia un operatore del diritto, potrebbe essere chiamato a aiutare il suo cliente a individuare le responsabilità che nel percorso di approvazione di bonus fiscali c'è. Potrebbe esserci. Chi ce l'ha, chi l'ha avuta, quali sono i percorsi che avrebbero dovuto essere eseguiti e non sono stati eseguiti. Io direi, termino questa brevissima introduzione e lascerei la parola a Ivan Giordano, responsabile di ICAF Bergamo, ICAF Milano naturalmente, tributarista, giornalista e altro. Insomma. Grazie Stefano. Vi devo confessare che dopo l'intervento del dottor Cattaneo ho dovuto rivedere la scaletta del mio intervento prendendo degli appunti, quindi adesso condividerò con voi alcuni concetti. Innanzitutto grazie, so che sono moltissimi avvocati, ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Bergamo che in questo caso ha dovuto intervenire sul rilascio dei crediti, mentre quando siamo online interviene il CNF, siamo tornati quindi in presenza, uno dei primi momenti in presenza anche per me, quindi c'è quell'emozione del rientro, senza le mascherine. E grazie a Mutuo Soccorso, grazie all'organizzazione di Stefano Gabriele, come sempre denota l'operosità bergamasca alla quale per il 50% appartengo, ma in non meritatamente. E sono qui a condividere alcuni aspetti tributari anche molto tecnici. E provavo, mentre il dottor Cattaneo introduceva il mio intervento e anche introduceva il pomeriggio, a mettermi nei panni soprattutto degli avvocati presenti. Poi chi dei presenti è amministratore, è commercialista, è un tecnico, perché i temi dei bonus fiscali attraggono molto anche la materia dei tecnici. Ognuno potrà trarre il beneficio che potrà trarne in base ai contenuti dell'esposizione di oggi. Ma penso alla trasversalità del ruolo degli avvocati. Perché? Perché il contenzioso che attualmente è in essere è civilistico ed è limitato all'impugnazione delle delibere assembleari. Quando riescono a impugnare per tempo, impugnano per tutti i presupposti di presunta invalidità per annullabilità, quando arrivano fuori tempo cercano di far emergere presupposti che possano essere accolti dal giudice nella sfera della nullità. Però il tema attualmente è fortemente civilistico e inevitabilmente coinvolge chi di voi tra i legali presenti ha una competenza professionale specifica, comunque una disponibilità al mercato molto legata al diritto condominiale. Cosa succederà, come anticipava Stefano, tra qualche mese? Succederà che la natura del contenzioso si evolverà. In che modo si evolverà? Si evolverà perché da un lato bisognerà iniziare a rendicontare i bonus facciate, a rendicontare i super bonus, i primi saranno i bonus facciate, e in generale ad avere un approccio con la rendicontazione che è diverso da quando si rendicontava pre-decreto rilancio del maggio del 2020, quindi pre-cessione del credito attraverso lo sconto in fattura. Perché la vera differenza è proprio data dallo sconto in fattura, nel senso che i bonus, come diceva Stefano, esistono dal 1998, i limiti alla loro applicabilità agli immobili conformi urbanisticamente esistono dal 2002, dopodiché cosa è successo in questi anni? È successo che, me lo sono segnato a titolo esemplificativo e non esaustivo, che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 impianti tributari differenti per i bonus fiscali. Perché 6, 7? Perché quello che è nato come 41 è diventato 36 ed oggi è il 50, lo chiameremo convenzionalmente bonus base. Poi abbiamo l'eco bonus, poi abbiamo il sisma bonus, poi abbiamo l'eco che parte dal 65, il sisma che parte dal 75-85, il facciate che è nato col 90 e atterrato al 60 a fine anno va a zero, e poi abbiamo il barriera architettonica al 75 e poi abbiamo il super eco e il super sisma. Un errore che anche giuridicamente non va commesso, qua lo dico per gli avvocati, in realtà lo dico anche per i fiscalisti, perché chi si occupa di
assistenza fiscale ai cittadini e alle imprese, poi probabilmente non conosce i bonus fiscali verticalmente, perché fare assistenza fiscale quotidiana vuol dire fare dell'altro, e questo boom nei bonus fiscali e nell'accertamento è un boom che riguarda questi tempi, non riguarda, e nonostante i bonus fiscali esistano dal 1998, tempi ante-Covid, perché quello è, diciamo, l'Antico e il Nuovo Testamento dei bonus fiscali, no? Lo sconto in fattura, neanche tanto la cessione del credito che esisteva già prima con l'ecobonus, è proprio il tema dello sconto in fattura che ha introdotto delle dinamiche sia civilistiche che tributarie enormemente diverse. Anche la complessità dei lavori del super bonus che ha introdotto e aperto, ha introdotto nel mercato i general contractor, che normalmente prima appartenevano al mondo delle opere pubbliche, all'interno dell'appalto privato, ha aperto dei temi tributari di cui oggi parleremo e che prima in apertura Stefano ha accennato. Ora, ognuno di questi bonus non si differenzia dall'altro soltanto per le aliquote, si differenzia dall'altro per i suoi presupposti di accesso oggettivi e soggettivi. Quali sono i presupposti di accesso oggettivi a ciascuno dei diversi bonus? Il 50, il 65, il 65, il 75... barriere architettoniche, il sisma, il 90 oggi 60, che però è ancora 90 perché la gente oggi chiude i lavori col bonus 90 e le rendiconta col bonus 90, quindi io lo chiamo ancora 90, chi inizia domani mattina non ha il 90, però in realtà c'è chi deve ancora completare i lavori che chiuderà col bonus 90 e con un pezzettino di 60, e il mondo dell'extra bonus 110 parte da un presupposto oggettivo di tipo tecnico, cioè quali lavori materialmente eseguiti accedono a un bonus piuttosto che a un altro. Quindi un presupposto oggettivo tecnico che normalmente vede coinvolti i tecnici, intesi come tecnici, non tecnici giuridici o tecnici fiscali, ma gli architetti, gli ingegneri, i geometri. Il fatto che lo studio di fattibilità del super bonus sia previsto a carico dello Stato, tra virgolette, comunque soltanto dal punto di vista della sua verifica tecnica, ha portato fuori strada la progettualità della maggior parte di questi bonus, perché nessuno, dovendo pagare il consulente, nessuno non è vero, però diciamo residualmente rispetto alla quantità degli aventi diritto e dei contribuenti, dovendo pagarsi l'avvocato, ha fatto fare uno studio di fattibilità giuridica e nessuno ha fatto fare uno studio di fattibilità tributaria. Quindi tutti lo studio di fattibilità tecnica che aveva come obiettivo cosa? Verificare se attraverso le lavorazioni tecniche si poteva fare il salto di classe. Stop. E verificare se mai, che è sempre un aspetto tecnico a cavallo del tributario, se la tipologia di destinazioni d'uso del fabbricato consentivano o meno di accedere al bonus. Altra cosa che può verificare un tecnico e non necessariamente un fiscalista. Detto questo, siccome questo passava in buona parte nella cessione del credito, nello sconto in fattura, automaticamente tutti si servivano del tecnico per la verifica della fattibilità, molto pochi di un tributarista, molto pochi di un legale. I problemi oggi cosa sono? Raramente sono stati avviati lavori col 110 per fare opere che non rientravano nel 110, ma soprattutto i problemi riguardano la natura dei contratti che sono stati sottoscritti, nelle caratteristiche dei contratti che sono stati sottoscritti e nella budget line. Cos'è la budget line? Il livello tra quote cedibili e quote non cedibili di un contratto d'appalto. Allora, la verifica della tipologia di lavorazioni che possono accedere o non accedere al 50, a tutti i bonus intermedi o al 110, è una delle tante verifiche da farsi. Il secondo requisito oggettivo è il requisito delle destinazioni d'uso. Io lo dico per chi di voi conosce i bonus dal 1998, anche da condomino, non soltanto da professionista, che gli è arrivata a casa da parte dell'amministratore la certificazione da portare al proprio assistente fiscale da mettere in detrazione in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. Voglio solo ricordare che il bonus base, ex 41, poi 36 e poi in qualche modo standardizzato nel 50%, prevede, al di là delle case popolari e degli enti che li gestiscono, l'accessibilità soltanto ai privati per le abitazioni, non prime, anche le seconde abitazioni, ma ai privati per le abitazioni, con una specifica del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prima citato da Stefano,
che prevede che le pertinenze delle abitazioni seguono, come in genere peraltro vale per il diritto tributario, seguono la fiscalità del bene principale. Quindi se io ho l'abitazione e un box pertinenziale, che solo l'atto notarile me lo dice, non una misura catastale, ho l'abitazione e un box pertinenziale, posso portare in detrazione il mio 50% anche sul box, altrimenti no. Ne consegue che anche quando si facevano le detrazioni al 50% prima del boom post sconto in fattura, venivano mandate dagli amministratori di condominio le detrazioni a tutti. Poi ciascuno col proprio assistente fiscale e con la cura che avrebbe avuto o non avuto il proprio assistente fiscale portava in detrazione o meno in dichiarazione dei redditi la propria quota. Quindi in qualche modo la responsabilità dell'amministratore veniva affievolita dall'onere del contribuente di verificare se poi avesse o non avesse il diritto a detrarlo, perché il contribuente col proprio assistente fiscale faceva questa verifica. Ora io mi chiedo, ma quanti box sono stati censiti dagli amministratori dal 1998 ad oggi nella loro caratteristica di pertinenziale o meno a un'abitazione? Io ho abitato per diversi anni, fino a 4 anni fa, in un condominio con 18 appartamenti e 80 box a Milano. Quanti potevano essere pertinenziali? Secondo le regole tributarie del Comune di Milano, al massimo 36, cioè 18/36. E tutti gli altri? Tutti gli altri ricevevano a casa la detrazione, recupero patrimonio edilizio da portare in detrazione, senza sapere se era pertinenziale o meno del proprio appartamento. Questo per dire che due sono le verifiche oggettive da fare: le verifiche sulle lavorazioni in base al testo unico di edilizia e le verifiche sulle effettive destinazioni d'uso che possono accedere o non accedere a un bonus fiscale. Sicuramente il bonus fiscale nella storia che ha avuto meno filtri oggettivi e soggettivi, adesso andiamo a guardare i soggettivi, in accesso è stato ed è il bonus facciate, in subordine il sisma bonus. Per il resto tutti gli altri bonus hanno dei filtri importanti che non vengono verificati, o quantomeno non vengono verificati con l'attenzione che tali filtri dovrebbero meritare, e non vengono verificati neanche quando c'è il grande strumento del visto di conformità nei bonus maggiori con la cessione del credito, quindi nei bonus in generale e poi in tutti i bonus sopra i 10.000 euro di cessione del credito, però in particolar modo quelli che hanno fatto la parte del leone è il facciate dopo il decreto antifrodi di novembre e in generale il sisma e super, cioè il super sisma e super eco, diciamo. Ora, cosa succede? Capire quali destinazioni d'uso accedano a un bonus, salvo verificarlo, è anche abbastanza facile. Si guarda la normativa di riferimento e si vede se i negozi, gli uffici, le cantine, i magazzini, gli appartamenti, chi accede, e questa è una verifica abbastanza semplice da fare, anche abbastanza poco onerosa, perché di base il catasto è ispezionabile a costi contenuti. Ci sono cambi d'uso che vengono fatti al catasto e che non hanno il cambio d'uso urbanistico in comune. Ne sono piene moltissime località turistiche dove, per evitare la realizzazione dei condomini alveari con tutte case vacanza, hanno imposto una proporzione tra immobili con destinazione d'uso a servizi e immobili con destinazione d'uso abitative, dove, fatta la legge e trovato l'inganno, i servizi sono diventati bellissimi appartamenti con destinazione d'uso ufficio. Così qualche artigiano milanese, bergamasco, veneto, ma di tutte le altitudini e longitudini d'Italia, ha aperto, è anche professionista e anche imprenditore, l'unità locale magari in Sardegna all'interno di un ufficio che di fatto era una bellissima casa vacanza, per poi magari nel tempo, per pagare meno IMU, fare un cambio d'uso soltanto al catasto, però urbanisticamente è una violazione di una norma urbanistica, e questo sfuggirebbe totalmente. Non è la verifica della conformità urbanistica delle finestre che avevano una certa superficie e vado a fare la verifica e scopro che non è così. Ci sono anche dei comportamenti individuali che potrebbero avere introdotto delle violazioni di norme urbanistiche che non consentono di accedere al bonus fiscale. In altri termini, io rischio di fare le misure catastali, trovare una prevalente destinazione d'uso abitativa, ma non so quanti di quei cambi d'uso che al catasto, essendo un atto dichiarativo, sono andati a buon fine, hanno un presupposto giuridico che li possa sostenere in caso di accertamento tributario. Perché è vero che l'accertamento tributario partirà dai dati disponibili al fisco e quindi le banche dati catastali, ma è vero anche che la componente urbanistica è alla base
delle novità introdotte nel 2002, come osservava il dottor Cattaneo in apertura. E infine ci sono i requisiti di natura soggettiva, che non sono soltanto soggettivi divisi in, fondamentalmente in quattro categorie più alcune residuali: privati, imprese IRES, imprese non IRES, sono altre due categorie, case popolari, quindi gli enti che gestiscono a qualsivoglia titolo le case popolari, e poi in via residuale abbiamo le onlus iscritte in una determinata categoria di onlus e le associazioni sportive dilettantistiche. Quindi parliamo di 4, 5, 6 soggetti fondamentalmente che nella più parte dei casi si concretizzano però nell'essere privati o partite IVA, e quando sono partite IVA distinguere se sono partite IVA soggetti IRES oppure no. Questa è la macro divisione soggettiva. Sotto la divisione soggettiva nasce una divisione oggettiva, di nuovo. Sto cercando di crearvi una mappa mentale. Se fossimo in un'aula formativa vi farei lo schema alla lavagna. Essendo un seminario vi chiedo soltanto di seguirmi se sarò più schematico possibile. Sotto la verifica di tipo dei requisiti di tipo soggettivo, per capire se posso rientrare e in che misura al 50, 65, 75, eccetera, fatte le due verifiche oggettive pure, lavorazioni e destinazioni d'uso catastale dei singoli beni, e verificato che soggetto sono, rispetto all'oggetto sottostante, negozio, appartamento, ufficio, cioè quello che ho già verificato di là, occorre verificare il modus. Che cos'è il modus? È la modalità con cui la partita IVA utilizza il bene all'interno della propria attività. E il modus si può dividere in tre tipologie: merce, strumentale e patrimonio. I vari bonus hanno l'accesso a ciascuno di essi anche in funzione all'uso del bene. Per esempio, abbiamo visto molti alberghi che hanno rifatto le facciate col bonus facciate, poi è arrivato il super bonus alberghi. Perché? Perché nonostante siano beni merce tecnicamente gli alberghi, per gli alberghi c'è una diatriba legata proprio alla filosofia del diritto se sono merce o strumentali, però di fatto potrebbero essere gli uni o gli altri in base alle varie sentenze interpretative delle varie commissioni tributarie. Anche capire se uno che fa affitti brevi, l'immobile sul quale fa affitti breve è un bene merce o strumentale. Secondo le commissioni tributarie è un bene merce. Secondo l'articolo 90 del TUIR è una locazione in tempi brevi e non lunghi, potrebbe essere un bene patrimonio. Però su queste diatribe si vanno poi a contestare, a generare le contestazioni di tipo tributario. Ora, torno sia ai fiscalisti che ai commercialisti presenti. So che sono presenti anche privati cittadini, investitori, amministratori, e non voglio escludere nessuno dall'essere destinatari dei contenuti di oggi, però sto immaginandomi i fiscalisti e gli avvocati come stiano rielaborando queste informazioni, come dire, nella loro testa, dicendo: bene, ma io come uso queste cose tra qualche mese, quando ci sarà quando i casini saranno sulla nostra scrivania. Ora, è chiaro che il mondo legale si divide più o meno in specializzazioni, talvolta un po' sfumate, talvolta non nette, però il mondo amministrativo, il mondo civilistico, il mondo penale e il mondo tributario, che a loro volta hanno, come dire, dei submondi enormi, sono quantomeno quattro macro divisioni che più o meno in qualche modo ciascuno di voi credo che in qualche modo si collochi. Poi uno dice: no, ma io faccio un pochino di tributario e anche un po' di civile. Ma ci può anche stare, perché poi nel tempo uno si specializza nelle varie declinazioni. Però tendenzialmente esistono, come dire, delle linee di demarcazione tra queste attività. Linee di demarcazione che però richiedono, a mio modo di vedere, nei prossimi mesi una trasversalità. Perché? Perché le gravi violazioni di natura tributaria sono sia motivi di revoca giudiziale dell'amministratore, che è un tema civilistico, sia motivi di invalidazione della delibera di approvazione del rendiconto, che è un tema civilistico, e potrebbero essere motivi anche che potrebbero portare davanti al pubblico ministero i soggetti coinvolti per falsa fatturazione soggettiva o oggettiva, per truffa ai danni dello Stato, che sono i due reati che potrebbero derivare dai bonus fiscali. La truffa ai danni dello Stato è il reato ultimo, la falsa fatturazione potrebbe essere un reato strumentale al reato ultimo.
Però faccio fatica a cioè non faccio fatica a dividere in comparti stagni le necessarie competenze, faccio però fatica a pensare a tre competenze legali totalmente impermeabili tra loro di fronte a come siano sinergiche le possibili contestazioni che arriveranno. Cioè questi bonus portano dietro criticità civilistiche, criticità tributarie, criticità penali, ma non in maniera scissa tra loro, perché quelle tributarie mi entrano in pieno titolo nel rapporto contrattuale, nel rapporto di mandato e professionale. So che sto addentrandomi in un mondo incredibile del rapporto tra l'amministratore e il condominio, è un professionista legato da un contratto di mandato, quindi ha le caratteristiche del professionista quando non è un condomino e le caratteristiche del mandatario, e però la grave violazione tributaria ai sensi del 1129 è un motivo di sua revoca, che potrebbe addirittura attivare l'inadempimento contrattuale, essendo il 1130 del codice, il 1130 del codice negli obblighi dell'amministratore l'adempiere agli obblighi tributari. Quindi abbiamo io come faccio da... Io non faccio l'avvocato, sono un giurista d'impresa specializzato in diritto, in tributi immobiliari, ma sto romanzando. Io, avvocato civilista, che voglio eccepire una responsabilità sul piano civilistico che deriva da una violazione tributaria, è chiaro che prima di tutto devo in qualche modo avere una consapevolezza del mondo tributario in cui la violazione potrebbe concretizzarsi, anche, scusate se lo dico brutalmente, per squisite necessità professionali e commerciali. Più so dove potrebbe insediarsi la criticità, più posso vendere al mio cliente il mio supporto, perché sono in grado di intercettare in un comportamento, in un modus operandi, una violazione eccepibile. Eccepibile in quale ambito? Civilistico, dalla revoca dell'amministratore alla responsabilità contrattuale, alla responsabilità professionale, all'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto. Lì mi accorgo che se sono state violazioni tributarie, quali saranno state? O violazione nella gestione dei bonus fiscali, o aver assecondato, per effetto dell'utilizzo, una falsa fatturazione oggettiva o soggettiva da parte di un fornitore dentro un bonus o fornitore fuori da un bonus. Voglio farvi un esempio fra tutti: le prime delibere super bonus venivano assunte con le opere trainanti condominiali e con le opere trainate private, con delibera assunta dal condominio e con contratto fatto dal condominio anche per sostituire i serramenti. Poi la fattura del serramento arriva con IVA al 10 al condominio e si scopre che quella fattura è un trainato di un SRL e quindi mi deve andare con IVA al 22 e non accede al bonus, e quindi va totalmente a carico del condomino. Magari uso i soldi del condominio per pagare la fattura, appropriazione indebita presunta, e facciamo cristallizzare i reati ai magistrati, chiaramente, presupposto possibile di una appropriazione indebita, perché uso il denaro destinato nel rapporto di mandato a un altro scopo e lo utilizzo come amministratore per pagare la finestra del negozio al piano terra, e quindi io faccio strike, no? Perché ho una serie di violazioni che partono dal tributario, arrivano al penale e al civilistico semplicemente gestendo un bonus. Però la contrattualizzazione civilistica a monte, un condominio con 20 famiglie che fa un super bonus, dico sempre agli amministratori: se avete i trainati, 21 contratti, 20 per ogni famiglia per i trainati e uno per i trainanti condominiali, 21 contratti, devo fare 21 contratti, ho capito, ma il condominio non è un soggetto legittimato ad approvare i serramenti e a farsi carico della sostituzione dei serramenti dei singoli, ma tanto è tutto gratis se manco il 110. E allora qua apro un tema, l'avvocato vedo che strizza gli occhi e non penso per questioni di astigmatismo o miopia, infatti, cosa che farei invece io. E qua si apre un tema. Io vi devo dare, dipende se è una buona o una brutta notizia, non lo so, all'avvocato D'Andrea gliel'ho già data e mi sembra che sia ancora in forma fisica e mentale, per cui penso che possiate in qualche modo tutti quanti superarla e accusare il colpo. Interpello 904/1140 del 2022.
condominio di Bergamo, per una, fatto, presentato da me nell'interesse, glielo ripeto, 904-1140-2022. Prego. Presentato da un amministratore di condominio di Bergamo nel proprio interesse, non nel ruolo di amministratore, titolare di un SRL all'interno che esercita attività di amministrazione condominiale, conduttore di un bene in leasing ad uso ufficio all'interno del quale svolge l'attività di amministratore in un condominio che intendeva fare super bonus con il 110 sui trainati e mandando in cessione, al di là le quote che non vanno al 110 che andranno a un bonus minore, il tema era, ma siccome soggettivamente un SRL non può accedere al super bonus e l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sui trainanti soggettivamente accedono tutti, l'ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, io non l'ho letto nella norma per la verità, qua facciamo fare l'interpretazione autentica della norma all'Agenzia delle Entrate, mi sembra un pochino come dire, fuori dalle righe, però purtroppo siccome quelli che verranno a suonarci il campanello sono loro, siamo abituati, esatto, funziona così, dice Isabella Mainini, e siamo un po' abituati a questo, no? Allora io dico, siccome soggettivamente l'SRL non accede al super bonus e ce lo fate la fate accedere per questa sorta di ampliamento interpretativo dei soggetti che vi possono accedere, a questo punto se l'SRL non può accedere al super bonus per i trainati, può accedere quantomeno al bonus 50? L'Agenzia delle Entrate risponde no, perché non essendo un soggetto che accede per soggetto al bonus 50, beh questo era normale, a terra zero e quindi il serramento se lo paga totalmente. Il secondo e il terzo punto di vostro interesse, che in realtà nell'interpello sono il quarto e il quinto, sono, ma l'utilizzo del servizio di sconto in fattura, quale forma di cessione del credito? Quindi direi l'80% dei bonus fiscali dei giorni nostri. In sé il servizio di sconto in fattura mi viene erogato dall'impresa, mentre il servizio di cessione del credito a un operatore finanziario mi viene erogato dall'operatore finanziario. Da un lato l'operatore finanziario mi fa pagare il tasso, il costo dell'attualizzazione del credito. L'impresa mi dice, ma non ti preoccupare, noi non ti facciamo pagare nulla. Il quesito è, ma non è per caso che l'impresa non mi fa pagare nulla perché facendomi i lavori annega il servizio di attualizzazione del credito, tecnicamente non detraibile, nei serramenti, nel cappotto termico e nelle lavorazioni? La risposta dell'Agenzia delle Entrate è proprio così. Infatti, quando vi trovate di fronte a uno sconto in fattura, occorre sempre calcolare il servizio di attualizzazione e la quota del costo figurativo, perché se poi non te lo fa pagare vuol dire che il corrispettivo è zero, ma il valore del servizio non è zero, il valore viene evinto ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Quindi viene vinto sulla base del valore normale della prestazione nel momento storico. Oggi, per esempio, se si attualizza, io ti cedo 100, a te matura 110, l'Agenzia delle Entrate non si è espressa sul fatto che si debba partire da 100 o da 110, ma coi tassi di oggi, i tassi di oggi sono l'1,71 il tasso di attualizzazione MISE, aggiungo un 2 di spread bancario che è il mercato, magari uno va in una banca vicino a casa e trova l'1,50 o va in un'altra banca e trova il 2,50, comunque più o meno lo spread bancario oggi per oggi è il 2, siamo al 3,71 su base annua. L'attualizzazione in 4 anni è intorno al 95 su 110. Se partissi da 100 va a 85. Siccome gli altri bonus partono sempre da 100, il bonus facciate, il bonus 50, più o meno oggi l'attualizzazione di un bonus 50, di un bonus facciate, è intorno al 30%. Cosa vuol dire questo? Che chi ha ceduto la notte di Capodanno il bonus 90 dichiarando che aveva iniziato i lavori, e diamo per buono che abbia iniziato i lavori? Diamo per scontato che li abbia iniziati. E non ha dichiarato il falso e ha fatto il bonifico del 90, ha fatto il bonifico del 10 cedendo il 90. Il 90 attualizzato valeva 65.
un 90 attualizzato valeva 65, l'Agenzia delle Entrate potrà tranquillamente fare un accertamento cartolare, senza neanche uscire, e dire come hai fatto attraverso lo sconto in fattura, ignorando l'attualizzazione del credito, a pagare solo il 10, dovevi pagare almeno un 35, perché il 10 ti rimane a carico per legge e l'altra quota ti rimane a carico perché è il valore normale dell'attualizzazione del credito. Come hai fatto oggi a mandare in cessione un 110 a 110? Poco, oggi ho fatto un calcolo stamattina, 3,71, ogni 1000 euro sono 49 euro di onere finanziario incedibile. Il mio cliente di stamattina aveva una villetta da 200.000 euro, gli rimaneva in carico circa 18.000 euro più IVA al 22, ha chiarito anche l'IVA al 22, l'Agenzia delle Entrate, nell'interpello, a suo carico, quindi gli rimanevano 22-23.000 euro a un singolo titolare di una palazzina che ha fatto 200 e qualcosa mila euro di sisma ed ecobonus. E poi c'è, punto 4 di interpello, e poi c'è il tema del general contractor. Adesso vi dico una cosa un po' romanzata per rendere meno pesante l'argomento, che avverto su me stesso che è pesante. Avete presente quando si va in montagna, quello che guida non sta male, tutti gli altri che stanno in macchina stanno male, no? Ecco, è un po' la sensazione che ho io. Io ve ne parlo, tutto sommato sto bene, però magari voi che ascoltate state male. Allora, siccome cominciavo ad accusare le curve pure io, vi faccio questo esempio. Prima erano tutti imprese edili per dire noi non subappaltiamo niente, noi lavoriamo noi, abbiamo le nostre risorse. Era il tormentone del pre-decreto rilancio, no? Il plus sul mercato era essere un edile con le proprie maestranze, andando a delegare il minimo a terzi. E direi che il territorio bergamasco primo in Italia più che in Lombardia. Sull'edilizia è un'edilizia vera, strutturata, fatta di imprese serie. Oggi il plus è essere un general contractor, perché non serve più soltanto fare un'ottima lavorazione in cantiere, serve anche saper valutare l'idoneità tecnico-professionale di tutte le maestranze. Oggi che i piccoli crediti d'imposta le banche non li prendono più, occorre essere il collettore per fare da cessionario del credito per tutti e poi andare a distribuire alle varie maestranze non soltanto di lavori edili, di prestazione d'opere manuali, ma oramai sempre di più anche di prestazioni d'opere intellettuali. Io il progettista lo faccio pagare dal general, io il vistatore, chi fa il visto di conformità, lo faccio pagare dal general, io tutti i soggetti che ho, il soggetto che carica le pratiche sulle piattaforme telematiche per ottenere il credito d'imposta, il suo compenso lo faccio pagare dal general. Così il general non è soltanto un coordinatore del cantiere, che poteva essere lo schema di una qualunque impresa che poi faceva suo appalto, diventa anche un collettore dei contratti e un operatore che ha una sua componente in natura finanziaria. Nel diritto tributario vale il comportamento concludente prima della forma, cioè valgono la forma e il comportamento concludente, ma prevale la sostanza sulla forma, è anche un principio contabile di derivazione anglosassone. Per cui, anche se io mi chiamo impresa edile artigiana Ivan Giordano SRL e ho il titolare che lavora in cantiere e ha i figli e qualche operaio ed è un'impresa strutturata, nel momento in cui non mi occupo soltanto di subappalti in edilizia, ma mi occupo anche di gestire il progettista, di gestire la parte tributaria, di gestire la parte burocratica e di andare a trovare sul mercato un soggetto che mi prende il credito per andare a distribuire i pagamenti a tutti quanti con lo sconto in fattura, di fatto non sono un'impresa edile che fa subappalti, sono un general contractor, a prescindere che io mi chiami impresa edile o a prescindere che io mi chiami general contractor. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale della prestazione di general contractor non è detraibile. Ora, qual è il valore normale che si sta consolidando nel mercato oggi nelle prestazioni di general contractor? Ha una forbice che va dal 15% al 25%. Il 25% è il markup per l'attività di contraente generale applicata dai grandi player, Enel X, TEP, SNAM, questi grossi. Poi ci sono imprese più piccole, ce ne sono alcune note anche qua nella Bergamasca con le quali io ho avuto a che fare nelle mie attività di consulenza e di supporto sia agli avvocati che ai commercialisti che agli amministratori, e queste magari applicano un 15, un 14, un 16, insomma cifre minori. Ok, ma se io vado a prendere
a tassi di attualizzazione di stamattina, di fatto un 5 netto sull'appalto intero, perché 95 su 110 diventa un 5 sull'appalto a 100, di attualizzazione del credito. E ci sommo un 15 di margini economie del general non cedibili. Vuol dire che un appalto al 110, 10 milioni di appalto al 110, prima ancora di vedere se ci sono soggetti che non possono accedervi e opere minori, 2 milioni più IVA li lascia in carico ai condomini. Un appalto da 1.244.000 euro, così, senza guardare gli altri elementi, li lascia in carico ai condomini. Saranno 244.000 euro, saranno 210, perché il general mi dice che lui prende il 12, e allora qua si tratta di capire poi l'Agenzia delle Entrate come farà la scrematura degli accertamenti, anche nella verifica dei magazzini c'è lo sfrido, per cui io posso anche non centrare quello che è il parametro obiettivo della merce che deve avere dei pneumatici, che deve avere un gommista a fine anno rispetto agli acquisti, rispetto alle vendite, però c'è una percentuale di sfrido che consente di rientrare in quella tolleranza e non attivare l'accertamento fiscale. Quindi non lo so, nel dire che il margine del general vanno dal 15 al 25, se uno dovesse mettere a contratto l'8, se l'Agenzia delle Entrate lo ritiene troppo sotto il valore normale oppure no. Magari un 12 o un 13 passa, un 8 è troppo tirato, perché corrispettivo è una cosa, valore normale è un'altra cosa. Però al di là dei dettagli tecnici, il tema fondamentale che mi sento di condividere con voi è questo, che oggi abbiamo in giro tutti i contratti, dai bonus, tutti quelli con la cessione del credito. Allora, i temi sono, le discriminanti sono due. Cessione del credito, non sconto in fattura. Scusate, sconto in fattura, non cessione del credito. Perché la cessione del credito la faccio alla banca e la banca già mi attualizza, mi dà di meno e io quello che devo pagare l'ho pagato. E con i miei soldi pago l'impresa. Lo sconto in fattura, quel servizio là me lo fa l'impresa, e quando non me lo fa pagare è ovvio che l'ha annegato all'interno dei margini che rende cedibili. Com'è possibile che l'impresa mi fa lo sconto, cioè non mi mette nel contratto appalto che devo pagarla per il servizio di contraente generale e mi fa lo sconto per il servizio di attualizzazione del credito e magari mi sconta la tinteggiatura della cancellata all'ingresso perché va al 50 non va al 110, cioè mi fai lo sconto soltanto sulle cose che non posso cedere? È chiaro che sarebbe un atteggiamento elusivo e che conseguentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il rapporto contrattuale che intercorre tra le parti può dire qualunque cosa. L'agenzia verificherà il valore normale delle prestazioni. Se c'è lo sconto in fattura, il servizio di sconto in fattura ha un valore che è determinabile attraverso l'attualizzazione del credito. Al punto tale che un commercialista ha presentato a maggio un interpello. No, scusate, l'ha presentato a marzo, è arrivato a maggio la risposta all'interpello. L'interpello che ha presentato questo commercialista è in sintesi il seguente. Mi accorgo attraverso la verifica del visto di conformità che ci sono verifiche che io non devo fare, quindi rilascio un visto di conformità e in realtà faccio cedere un credito più alto rispetto a quello che potrebbe essere ceduto, perché lui si limita a porre questo quesito sul tema degli oneri finanziari. Quindi io dico che, okay, che tutto è ok, perché la checklist che devo verificare è ok e si chiama visto di conformità, quindi lui vista, non assevera e non certifica il commercialista. Queste sono terminologie non banali, non è un gioco di parole. Il commercialista non assevera e non certifica nulla, vista, vista. Il visto di conformità è dato da un elenco di verifiche prevalentemente limitate alla autocertificazione, per cui alla presenza di quei documenti lui emette il visto. Questo commercialista molto scrupoloso segnala all'Agenzia delle Entrate che lui dovrebbe fare una verifica in più. Io ne aggiungerei altre due e presenterò un interpello su questo. Adesso vi dico quali sono le altre due. Lui dice: io devo almeno verificare il valore della prestazione di attualizzazione degli oneri finanziari. Solo che per fare questo mi devo far pagare in più e non è compreso nella percentuale per emettere visto di conformità. Come mi devo comportare? Sapete come risponde l'Agenzia delle Entrate? Riconoscendo che il visto di conformità abbia un vulnus importantissimo, dice: hai ragione, devi fare il calcolo per consentire al contribuente di non cedere quella quota e il tuo compenso sarà cedibile con lo sconto in fattura, pagabile con lo sconto in fattura. Quindi i commercialisti hanno
quello che comunemente è il 2% per emettere visto di conformità, a cui potrà sommarsi un extra compenso pagabile con lo sconto in fattura per il calcolo dell'attualizzazione del credito. Io non so quanti lo stiano facendo, secondo me nessuno. Perché io presenterò ulteriori due interpelli per i quali vi chiedo di tenerci in contatto affinché vi aggiorneremo sulle evoluzioni. Uno in realtà c'è già, stiamo solo aspettando la risposta, forse è in arrivo a minuti, quindi potrebbe essere che nelle prossime ore avremo la risposta. Abbiamo un seminario in ICAF sabato mattina su tutti gli aggiornamenti, su questi calcoli, su questi aspetti, formativo, questo sabato mattina a 4 ore in Zoom, e se arrivano queste risposte probabilmente potrò condividerle, però questo lo so, ancora pensavo di poterle condividere con voi oggi. Uno è come deve essere gestita la morosità in condominio. Prima Stefano faceva riferimento all'articolo 16 bis del TUIR rispetto ai morosi, e poi diverse circolari hanno evidenziato che se un condomino è moroso la sua quota non può essere ceduta. Allora qua si è aperto un mondo, no? Di coloro i quali dicono: ma questo è terrorismo, perché è evidente che una morosità sul piano ordinario non può limitare la cessione del credito sul piano straordinario, e siccome il 110 è tutto gratis, spero che non venga estrapolato questo pezzettino del mio intervento e messo online, tipo il 110 è tutto gratis, così, e siccome il 110 è tutto, faccio il giornalista, so come succedono queste cose, no? I giornalisti estrapolano un pezzo e fanno il titolone, Ivan Giordano 2 punti, il 110 è tutto gratis, così almeno si fa un bel articolo domani mattina. Ecco, siccome il 110 è tutto gratis, che morosità posso avere sul 110 se il 110 è gratis? Il 110 astrattamente gratis potrebbe anche esserci, e vi dico qual è la fattispecie. Eseguito da impresa edile in condominio, con l'amministratore che paga tutti i soggetti indistintamente e intrattiene rapporti giuridici distinti con tutti, e pagato dai condomini con l'amministratore che manda la certificazione, come si faceva col bonus 50, 41, 36 in passato. Quindi il 110 astrattamente gratis esiste. Di fatto, siccome pagare implica avere la disponibilità finanziaria da parte di tutti, detrarre implica avere la capacità in termini di capienza tributaria, IRPEF o IRES da parte di coloro i quali devono portare in detrazione, sono già due presupposti che hanno abbandonato questa ipotesi teorica spostandola sulla cessione del credito, o più comunemente sullo sconto in fattura, che è una forma tecnica di cessione del credito. Quindi in realtà esisterebbe astrattamente un 110 tutto gratis, che è rapporti one to one coordinati all'amministratore, quindi senza contraente generale, e pagamento dei condomini con certificazione. Siccome stiamo parlando di astratta teoria, perché poi in concreto fatti così non ne ho visto uno, vuol dire che i 110 di fatto non esistono. È come le detrazioni per i figli a carico, per chi di voi fa le dichiarazioni fiscali, che aumentano al diminuire dei redditi, ma non sono mai totali, perché uno per averle totali dovrebbe avere reddito zero, ma con reddito zero non fa la dichiarazione dei redditi. E quindi tutti le hanno, anche chi ha redditi altissimi, però sono detrazioni teoriche, perché poi quando le vado a vedere applicate, la detrazione totale non ce l'ha nessuno, per il meccanismo, e la detrazione, quindi non ha nessuno zero e non ha nessuno il massimo, perché uno dovrebbe avere, per avere zero, un reddito infinito, che non esiste, e per avere tutto un reddito pari a zero, ma non fa la dichiarazione. Quindi in questo contesto si colloca anche la logica del 110. Chi conosce il diritto tributario sa che non è raro che avvengano delle aliquote teoriche alle quali applicare dei parametri che le sfumano. È una cosa che succede nel diritto tributario, e tutti noi nell'ambito del nostro fra virgolette quoziente familiare lo viviamo, questa esperienza. Io credo che nessuno di noi abbia avuto diritto all'interno della propria dichiarazione dei redditi delle detrazioni per figli a carico al pari dei valori nominali, perché nessuno di noi ha un reddito zero, e se avessimo un reddito zero non faremmo la dichiarazione dei redditi, quindi non accederemo al beneficio. Questo è un tema che secondo me occorre, non avresti la capienza. La fai però nella capienza. Da zero non togli niente. Esatto, da zero non togli niente. Quindi il tema dove sta? Sta nel dire che oggi abbiamo in giro tutti i bonus fiscali che l'Agenzia delle Entrate domani mattina per fare cassa spara sulla Croce Rossa. Occorre ricordare una cosa importantissima. Tutti quelli dal 2022 in avanti sono finanziati da fondi PNRR. Tutti dovranno essere accertati.
perché è un obbligo di ogni Paese membro dimostrare all'Unione Europea come sono stati utilizzati i soldi destinati ai fondi PNRR. Perché qualcuno dice, figurati, ho fatto una marea di 36%, di 50% e anche di 41%, non ho mai ricevuto l'accertamento fiscale. Adesso arrivano questi qua che terrorizzano sui bonus fiscali e dicono, eh no, ma sono due cose diverse. Prima utilizzavamo i soldi nostri, oggi usiamo i soldi PNRR. Tant'è vero che i tempi di accertamento sono 12 anni per i bonus che vanno a 4 anni e 18 anni per i bonus che vanno a 10 anni, così calcolati. 5 i comuni anni di accertamento che conosciamo tutti, più 1 per chi non ha ancora fatto l'invio telematico della mia dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, perché non è ancora scaduto il termine, quindi di fatto c'è un anno per inviare la dichiarazione dei redditi, più 2 per l'emergenza sanitaria, sono stati sospesi i termini di accertamento, più gli anni di rateazione del bonus. Ora, so che qualcuno di voi, soprattutto Claudio Sottili che è qua davanti o Isabella Mainini che è qua di fianco, mi dicono sì, ma se ti accertano al 17° anno ti possono accertare l'intero bonus o soltanto l'ultimo anno che puoi portare in detrazione? La Cassazione dice l'ultimo anno, l'Agenzia delle Entrate dice l'intero bonus. Gli ultimi 5, ok. Ora, per scoprirlo dobbiamo viverlo sulla nostra pelle. Oggi sappiamo che esiste questa forbice tra il tutto e il meno di tutto accertabile man mano che decorrono i termini degli anni che vanno a prescriversi e conseguentemente noi dobbiamo essere prudenti. Aggiungo, e qua torno al tema civilistico per gli avvocati che fanno assistenza nei contratti, tutti dicono tanto ci sono le polizze assicurative. Prima, innanzitutto le polizze assicurative devono essere in vigenza. E quindi dobbiamo essere sicuri che i soggetti che devono garantire la copertura paghino le polizze e quindi siano in vigenza. E questo non possiamo saperlo. Secondo, l'accertamento fiscale va oltre i termini di prescrizione. Perché penso che al massimo tra professionisti e imprese arriveremo a 10 anni, con termini anche inferiori, e l'accertamento fiscale potrebbe arrivare significativamente dopo. Questo dovrebbe implicare all'interno del contratto, sebbene lasci il tempo che trova, perché le imprese poi potrebbero chiudere, dovrebbe quantomeno prevedere all'interno del contratto una copertura civilistica, una garanzia civilistica dell'appaltatore verso il committente in caso di accertamento tributario per disconoscimento del credito a causa di condotte imputabili all'appaltatore, che copra almeno la durata dell'accertamento tributario. Anche perché se l'assicurato non deve risarcire, l'assicurazione non cioè il lavoro delle assicurazioni, non voglio disturbare la sensibilità di alcuno, ma penso che sia quello di non pagare, non quello di pagare. Quindi il tema è, dobbiamo proteggerci il più possibile civilisticamente. Quanto civilisticamente con interlocutori, società di capitali, spesso nate l'altro ieri, mi riesce un pochino difficile. Però insomma, e poi alla fine il rischio esisterà e il nostro obiettivo è ridurlo al minimo. Esisteranno figure professionali sulle quali ICAF sta investendo molto nella formazione. Noi abbiamo scusate, è giusto una parentesi, non vuole essere uno sponsor. Noi abbiamo un accreditamento a Regione Lombardia che vale per la formazione riconosciuta a livello europeo, perché la formazione professionale per le professioni con il riconoscimento per effetto dell'equiparazione delle professioni a livello europeo è delegato non al Ministero dell'Istruzione ma alle regioni. Quindi quando vi dico Regione Lombardia, al di là che oggi ci troviamo a Bergamo e quindi poco cambierebbe, ma vale su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale. Quindi noi abbiamo un accreditamento regionale per fare formazione che prevede l'emissione con certificato di competenze spendibili a livello europeo. Sono proprio dei quadri formativi europei che le regioni delegano agli enti di formazione per lasciare una formazione che rilasci una competenza spendibile a livello europeo. Perché vi dico questo? Perché i fondi PNRR sono fondi europei e quindi gli amministratori dovranno imparare, e qua lo dico agli avvocati che potrebbero poi impugnare le delibere di approvazione dei rendiconti, dovranno imparare a rendicontare sia dal punto di vista civilistico, 1130 bis e le varie norme UNI, una delle quali è stata menzionata prima dal dottor Cattaneo, 10801 e 11777, la UNI del revisore e la UNI dell'amministratore, quindi oltre al codice e alle norme UNI, rendicontazione civilistica,
Esiste poi la rendicontazione della parte di costi finanziati a denaro pubblico. La rendicontazione della parte di costi finanziati a denaro pubblico, se qualcuno di voi ha avuto qualche incarico istituzionale nella pubblica amministrazione, è molto simile a come si rendicontano i soldi pubblici all'interno dei comuni e degli enti pubblici. Ovvero, l'amministratore dovrà lasciare traccia attraverso la rendicontazione di quali siano le obbligazioni civilisticamente estinte o estinte salvo buon fine attraverso il pagamento in denaro, e questa è la rendicontazione civilistica, e quali siano le obbligazioni estinte attraverso la cessione di crediti, che civilisticamente è una cessione ai sensi dell'articolo 1180 del codice, cioè terzi, cioè i condomini, estinguono per conto del condominio, che è l'obbligato principale, il debito. Questo dovrà finire all'interno dei rendiconti condominiali in un modo specifico, che non possiamo esaurire chiaramente in questo convegno, ma che è proprio una doppia rendicontazione, che viene definita civilistica per gli obblighi dell'amministratore e a bando per gli obblighi di chi paga spese private con denaro pubblico. Noi abbiamo ottenuto da Regione Lombardia, cioè dall'Unione Europea tramite la Regione Lombardia, la figura professionale riconosciuta del rendicontatore di progetti di riqualificazione edilizia finanziati da denaro pubblico. Molti amministratori e molti avvocati e molti commercialisti stanno facendo questi percorsi formativi, non tanto perché il loro obiettivo sia quello di diventare rendicontatori, direi gli amministratori sì, perché devono farlo, quanto perché l'avvocato, se ha una competenza specifica in questo, sarà fortemente agevolato, al di là della competenza formale, proprio dal punto di vista dei contenuti erogati, nel capire, quando andrà a guardare un rendiconto, quanto di quel rendiconto è compliance e quanto di quel rendiconto non è compliance. Perché è vero che esistono sempre le consulenze tecniche, è vero anche che poi occorre fidarsi ciecamente del consulente tecnico. Quindi ve lo dico da CTP, è meglio che poi l'avvocato abbia, anche nell'interesse della conclusione delle consulenze di parte, quella visione tecnica per capire come spendere i contenuti, perché altrimenti si crea una sorta di muro impermeabile tra il registro linguistico, cioè tra la terminologia del tecnico e come il legale può utilizzare le conclusioni, no? Io a volte mi capita di parlarne con il legale, cioè, guarda, bellissima relazione di 40 pagine, ho visto che le conclusioni sono le ultime tre, e quindi, vero Gaetano che ne abbiamo parlato in più di un'occasione, e quindi mi sono accorto, avendo a che fare prevalentemente con avvocati, che è importante che il tecnico faccia per il legale un'attività legalmente spendibile, ma parta da questo presupposto, altrimenti il tecnico risponde a un quesito tecnico, come in teoria poi è anche corretto che faccia, però poi manca il trade union. Questa formazione, che potrebbe essere una formazione perfettamente cucita su misura, sicuramente sugli amministratori, sicuramente sugli avvocati, sicuramente su chi opera nel mondo fiscale, serve per acquisire quella consapevolezza che consente di avere quella visione a 360 gradi che poi nella gestione del contenzioso potrà sicuramente servire. Questa è una delle figure professionali che noi riteniamo, che abbiamo già iniziato a formare, che è anche già qua in carne ed ossa costituita da Stefano e Gabriella, che sono stati tra i primi certificati a livello europeo su questo tema. Abbiamo già certificato una quarantina di persone, però non sono nulla rispetto alle migliaia di amministratori, alle migliaia di avvocati, alle migliaia di consulenti fiscali che opereranno nei prossimi anni nella giungla di questi contenziosi. E poi c'è un altro tema, che so che è un tecnicismo, però voi siete tecnici, ciascuno nella propria materia, quindi mi comprenderete con facilità, che è quando la contestazione non fosse sul piano civilistico, intanto saluto Elisa che vedo non più soltanto alle mie spalle, non è sul piano civilistico, ma è sul piano anche tributario, cioè la contestazione arriva dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento, allora il sapere tecnico tributario legato al bonus fiscale non sarà da spendere al fianco dell'avvocato per una contestazione civilistica, innanzi magari a un organismo di mediazione perché è in corso una mediazione civile propedeutica al giudizio o augurabilmente risolutiva del conflitto, ma occorrerà fare l'assistenza tecnica di parte in commissione tributaria,
Non so se sapete, ma recentemente, vi parlo del 2000, le commissioni tributarie hanno introdotto una nuova modalità di acquisizione dei consulenti tecnici per le commissioni tributarie, perché in realtà non è uno strumento molto utilizzato in commissione tributaria il ricorso al consulente tecnico, però è previsto che ciò possa avvenire. Ora, è talmente verticale la materia dei bonus fiscali che io non ho la sfera di cristallo, ma credo che quella eventualità prevista dalla legge poco praticata, nella quale il giudice tributario possa servirsi di un consulente tecnico, forse con i super bonus possa davvero avvenire. E quindi occorre, a prescindere che ciò avvenga a cura del giudice, occorre sicuramente che l'avvocato che si occupa della difesa tecnica in commissione tributaria o il commercialista che si occupa della difesa tecnica in commissione tributaria o il tributarista ante 93 che si occupa della difesa tecnica in commissione tributaria, sono i tre soggetti che se ne occupano, possano o internalizzare queste competenze o avere al loro fianco un consulente esperto nella difesa tecnica in commissione tributaria. Perché se conosciamo il codice di procedura civile per quanto riguarda che ruolo ha il consulente tecnico in una CTU in giudizio o in una CTM in mediazione, per esempio, non è che il consulente tecnico abbia la piena consapevolezza di quali siano i livelli stragiudiziali nei quali potrebbe intervenire, dall'accertamento con adesione all'autotutela, alla mediazione tributaria in tutta la fase antecontenzioso, sino alle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Non immagino un ruolo specifico in Cassazione per gli ovvi motivi dei ricorsi in Cassazione. Tuttavia, credo che sia fondamentale una competenza tecnica specifica, cioè non possiamo ridurre all'assistenza tecnica del revisore condominiale, come per esigenze di titolo abbiamo riportato nel titolo di questo pomeriggio, ma il tecnico deve avere sicuramente una competenza in materia condominiale se il bonus è applicato al condominio. Immobiliare, perché comunque sono bonus applicati agli immobili, tecnico tributaria con una verticalità nei bonus fiscali, e deve conoscere lo scenario giudiziario, tributario o legato alla magistratura ordinaria nel quale dovrà andare a spendere al fianco del consulente legale o nel mondo civilistico, oppure di commercialisti, tributaristi e avvocati nel mondo tributario, perché il sapere tecnico poi va speso con il contagocce, no? Non devo ad esempio utilizzare tutte le argomentazioni che ho a mia disposizione in autotutela, che poi non ho più argomentazioni, elementi di novità successivamente. Quindi noi stiamo introducendo un percorso formativo specifico con certificazione europea di internal auditor, quindi auditor interno tributario nei bonus fiscali con certificazione europea, che è una cosa nuovissima che stiamo attendendo l'approvazione in queste ore, che abbiamo già rettificato, modificato e quindi dovrebbe arrivare, del quale vi aggiorneremo. Io vedo che è collegata alle mie spalle Lisa Gringhelli, e allora mentre sta risolvendo l'audio, non so Elisa se ci senti. Sì, io sento. E noi ti sentiamo. Allora, nel passare per tramite di Stefano ovviamente il testimone all'avvocato Elisa Gringhelli, volevo solo ricordarvi come stiamo affrontando e risolvendo in ICAF, che è anche organismo di mediazione civile e anche presente a Bergamo, come stiamo affrontando e risolvendo in ICAF le controversie che, come diceva il dottor Cattaneo prima, oggi sono prevalentemente limitate alle impugnazioni delle delibere, no? Abbiamo individuato un format paradigmatico che sta restituendo un importante successo. Alla base degli accordi, perché le controversie sono di due tipi, nel caso del bonus poi sono tranchant, o trovi l'accordo o non trovi l'accordo, cioè non è che ci sono elementi, perché se trovi l'accordo, l'accordo implica inevitabilmente di risolvere le doglianze dei ricorrenti e consentire agli altri di fare il bonus, l'unico accordo possibile, altrimenti è un mancato accordo. Cioè questo è uno dei casi in cui la nozione teorica dell'approccio win-win, che mediazione ci deve essere, altrimenti la mediazione fallisce, però a volte l'abbiamo sentito nelle aule e poi non capiamo come si possa concretizzare, qua è chiaro.
o si esce con un accordo che soddisfi le aspettative degli istanti della mediazione, quindi coloro i quali tendenzialmente non vogliono fare il bonus, e soddisfi le aspettative degli altri, oppure la mediazione fallisce. E nel fallimento della mediazione in genere fallisce il bonus. Con un, tutto un tema nel quale io credo molto poco, però non voglio esaurirlo chiaramente in una mia affermazione, che è: e quindi se tu sei stato quello che ha fatto fallire il bonus, allora io un domani provo a rivalermi perché tu hai fatto perdere i benefici fiscali. Non ci credo, perché lui ha esercitato un diritto. Però al di là di queste argomentazioni un po' da assemblea condominiale, abbiamo capito che quando metti sul tavolo la via d'uscita a tutti quanti, queste mediazioni, che partono estremamente complesse, di valore altissimo, si possono concludere. Vi do due elementi, con riserva di approfondirli in altri contesti, quando vorrete, o magari anche sperimentando la mediazione in ICAF. Accollo del credito, secondo comma dell'articolo 119 del decreto rilancio, ma non basta, perché una volta che io ottengo che i miei condomini accollino il mio credito lasciandomi lontano dall'accertamento, dal rapporto diretto con l'accertamento tributario, io sono comunque contraente in un contratto d'appalto nel quale sarò garante non verso l'Agenzia delle Entrate ma verso l'appaltatore. 1102 del codice, ma anche 1120, cioè il mondo più blando del 1102 e il mondo più rigido dell'innovazione, non ha importanza, contemplano giuridicamente già di base che nel condominio sia ammessa la possibilità che i contraenti di un'opera possano non essere tutti. Sulla base di questi presupposti giuridici, o che arrivano dall'innovazione o che arrivano dal diritto del singolo, cioè i due mondi diametralmente opposti, oltre all'accollo, la non contraenza dei condomini ricorrenti. Se voi trovate un accordo in mediazione che consideri l'accollo del credito e la non contraenza dei condomini ricorrenti, al nemico che fugge Ponti d'Oro rimarrà soltanto da capire se esiste un quantum, cioè la quota che sarebbe rimasta a loro carico comunque, da versare in un fondo che non sarà a questo punto il fondo 1135 numero 4, ma sarà un fondo transattivo a favore soltanto degli altri che utilizzeranno per le opere. A me non piace mai, neanche nel mondo della mediazione, parlare di soluzioni preconfezionate di fronte alle controversie. Direi che si insegna ai mediatori durante la formazione di non crearsi mai un'idea di come potrebbe risolversi il conflitto, perché è proprio l'approccio paradigmatico più sbagliato, lo premetto. Ma in questo caso partire da un contenitore che sarebbe l'accollo del credito e l'estromissione della base dei garanti, da riempire di contenuti negoziali, sia comunque il più efficace contenitore all'interno del quale poter collocare un possibile accordo di mediazione. L'abbiamo sperimentato, sta funzionando molto bene, e che facciate mediazioni in ICAF o che facciate mediazioni altrove, ricordatevi che questo paradigma è un paradigma importante. Se fate mediazioni in ICAF avete l'agevolazione che i mediatori hanno una formazione in questo senso e che quindi non faranno fatica ad accogliere l'approccio, questo approccio paradigmatico. Sicuramente però come dire, la competenza del mediatore anche in organismi diversi dal nostro consentirà, tramite il vostro input, se li volete portare in questa direzione, grazie alla capacità del mediatore, che così è e così dovrebbe essere, di allargare il campo visivo e provare ad accogliere ogni possibile scenario conciliativo, potrebbe trovare un importante terreno fertile proprio in questa visione. Io credo di avere già assorbito ampiamente il tempo che il dottor Cattaneo e Gabriella Fraschini mi avevano messo a disposizione, e quindi mi taccio ma rimango a vostra disposizione. Grazie. Intanto ringraziamo quindi Ivan Giordano per questo contributo. E intanto, se avete qualche domanda, cominciate a segnarvela, che poi ci sarà il tempo per poter approfondire e dare qualche risposta a quesiti o dubbi, insomma, o richieste di maggiore precisazione che vi sono nel frattempo venute.